Con Matteo Cavagnini, l'ennesimo nuovo ciclo Italia. Anno degli europei, c'è Rio de Janeiro l'anno prossimo, bisogna arrivare nelle prime cinque perché l'Italia ai giochi deve esserci, perché è il suo posto. Tu rappresenti il nuovo, il vecchio, il presente, il futuro, il passato prossimo. Non male com'è. Mi fa piacere questa apertura, però vabbè, ovviamente la carta d'identità purtroppo non si può nascondere. Sì, inizia un nuovo ciclo con tanti ragazzi nuovi. Che vengono, qualcuno viene anche dal mondiale, quindi già conosciuto. Speriamo di. Cioè, questo Star Game sia come è un inizio che ci dà sicuramente delle certezze, ma anche tanti spunti su cui lavorare. Siamo calati e siamo stati ad andamento un po' altalenante durante tutta la partita, e questo purtroppo ci ha reso complicato recuperarlo verso la fine. Sì, è stato uno spettacolo sicuramente, però come tutte le partite vogliamo vincerle e c'è il rammarico di non essere riusciti a portarla a casa. Beh, intanto per essere stata la partita delle stelle è stata una partita vera, nel senso non spettacolo ma sostanza, tanta intensità da tanti campioni non ti aspetti altro. Certo. Tanta intensità anche dai nuovi, bella personalità dei Tosato, dei Roncari che entrano e magari menano pure, cosa che non è male per dei ragazzi al primo impatto con la nazionale. Lo spirito c'è e avete anche dovuto inventare un po', perché non c'era Fabio Raimondi, certe situazioni tattiche senza determinati meccanismi sono più difficili da risolvere, ma ne siete venuti fuori piuttosto bene, sì, utilizzando soluzioni alternative tipo Cavagnini in panchina con tre falli dopo due sbadigli e Stefano a fare play e gli altri a scappare. Certo. Ma qualcosa di buono si è visto? Sì, sicuramente tra gli errori sicuramente non posso nascondermi dall'ingenuità di aver fatto tre falli in cinque minuti. La partita è lunga, si sa, e quindi lo spazio, il tempo per vincerla c'era. Purtroppo non siamo stati determinati abbastanza nel riuscire ad azzannarli nel momento in cui bisognava farlo. Mi hai detto ci dà tante certezze, una credo di averla vista io, in un basket mondiale sempre più veloce, vedi fenomeni tipo Brian Bell, questa è un'Italia che sa giocare a più velocità, non è l'Italia di sempre, è un'Italia che quando ha bisogno di accelerare accelera, quando bisogna accelerare... Questo è buono, cioè stiamo partecipando anche noi all'adattamento agli altri. Sì, ma l'evoluzione, io uno su tutti voglio fare i complimenti a Stefano Rossetti, perché ha 43 anni, ha avuto un'evoluzione costante durante la sua carriera e quest'anno ancora di più, cambiando una carrozzina è diventato veramente una marcia in più. Non posso dimenticare, ringrazio tutti ovviamente, un pensiero va a tutti, però sai, a 43 anni uno che si mette in cattedra come lui e da quale abbiamo tanto da imparare, insomma, siamo un po' tutti studenti. Girone facile, girone difficile, in realtà non conta, un europeo, sono forti tutti e 12, il problema è come giochiamo noi. Conta. Quest'Italia secondo me può dire la sua in un europeo con tante squadre competitive sicuramente, ma ritengo che l'Italia può. E deve. Dovrebbe. Nel può certo. Deve ovviamente, perché se non andiamo in vacanza. L'europeo è la massima espressione per una nazionale, una nazione continentale. È difficile perché non, c'è in palio di più che sono ovviamente le qualificazioni a Rio, e questo è importantissimo. So che la FIPIC e noi ci teniamo parecchio, so che lavoreremo tanto. Ieri il coach Dionigi ci ha dato un po' di date, speriamo di fare bene e dopo l'europeo è sempre un'incognita. Bene, in bocca al lupo allora a tutti gli azzurri, l'appuntamento a Worcester a fine agosto, inizio settembre, prima però c'è anche un campionato, ci sono le coppe, ci saranno altri appuntamenti con la nazionale. Grazie a tutti, un abbraccio.